one of the masterpieces, absolutely. This is simply stunning. And this is a work made by Joe Di Busca. E parliamo italiano a questo punto, sì, perché sì. Diamo un'introduzione a un valore incredibile, quello della creatività italiana, dove ci sono immediati riferimenti all'arte classica, ma non solo. Vuoi spiegarci? Allora, io ho sentito molte volte artisti spiegare molto bene l'opera, però io non so, il mio mondo è diverso, cioè è l'opera che deve parlare a me. Allora, quindi, le domande le faccio io. Io preferisco proprio che sia l'opera a darti un'emozione. Ok, innanzitutto parliamo di forme e materiali, sì, ai quali tu ti ispiri, sì. Comunque fanno parte, diciamo, della dimensione dell'opera. Sì. Allora, io vengo colpito inconsciamente da quello che vedo, da quello con cui sono stato cresciuto, e poi io non so per quale motivo il mio cervello elabora un qualche cosa, entro come in trance, lavoro e alla fine mi trovo questo, ma non c'è un programma, è proprio un qualche cosa che di misterioso che faccio. Ce l'hai nel DNA sostanzialmente. Allora, il processo di lavorazione in un'opera di questo tipo, di questa imponenza, di questa precisione, di questa allure, perché dà un senso anche molto profondo a quello che è il significato e il sentimento dell'artista. Quanto è impiegato a farlo? 2 anni. Modellarlo. E all'interno di questa mostra, che Sgarbi appunto ti ha messo anche in una posizione centrale, perché è talmente evocativo, no? Il fatto di posizionare un'opera di questo tipo, che tipo di feedback pensi che ci possa essere per promuovere l'Italia, perché tu attraverso quest'opera promuovi una cultura? Sì, sì, sì. Cosa ti aspetti? Beh, c'è la nostra cultura italiana, il 500, il Rinascimento, arriviamo fino al 600. Non entrerei nel 700 se non nell'elaborato dei ferri battuti, che sono qui trattati come dei tatuaggi, ma sono i tatuaggi della nostra cultura, che io voglio riportare, ripresentare, rifar vivere. Sono il nostro orgoglio e comunque me ne rendo conto, opera finita. Perché l'opera in sé, plasmata, la plasmo in 2-3 mesi, poi dopo, tra una finitura, un passaggio, l'altro, la cera, ci si impiega la fusione, si impieghi 2 anni. Ma c'è proprio la cultura del premio, quando sei piccolino ti portiamo a vedere il Museo Egizio, ti portiamo a vedere la Rotonda del Palladio, andiamo a vedere il Piero della Francesca, le prospettive, le architetture, è tutto un coinvolgimento, una ricchezza che mi nutre. E poi improvvisamente, ho sempre disegnato, ho sempre pasticciato, entro come in trance e lo faccio, me lo trovo finito e dico, otto, è così, e quindi non ho una spiegazione logica più di tanto, riesco a averla alla fine ti posso spiegare il perché, ma non perché, e non ho messo la testa proprio perché in un certo senso è come se l'avessimo un po' gettata. Non c'è la testa perché ognuno deve potersi anche mettere, ritrovarsi. E il plinto fa parte della scultura, il plinto è la solidità. Noi abbiamo una solidità millenaria, perché rinnegarla? E quindi fa parte dell'opera, c'è un rilievo anche nella parte bassa, perché vuol far vedere che è l'opera, anche lui. Perché senza la costruzione non sta in piedi. È una rievocazione all'uomo, che si faccia rivedere uomo nelle decisioni, nel coraggio, che torni a essere un guerriero, come dice anche Vittorio, per caso, ma non per cavalcare le sue parole che sono molto più importanti delle mie, però è per dire, cacchio, ma siamo dei maschi o cosa? Cioè... Sono parole molto significative e anche molto importanti. Ti ringraziamo per la tua bellissima opera, è incredibile testimonianza, e sicuramente ci sarà un futuro molto possente per te. E io ti ringrazio per l'intervista, sei molto gentile.